si può studiare la voce naturale, senza sforzo, senza amplificazione, cantando insieme, divertendoci insieme. Pare che il canto sia una terapia di benessere, come la musica in generale. Quindi così un invito, se lei ha delle persone amiche, va in palestra o va in piscina, vi va di andare un pochetto a cantare qualcosa, che è qualcosa di leggero e di però profondo, perché fa concentrare sulla respirazione e dà tanto benessere. Tutti i corsi che si fanno in questa nostra associazione sono anche per gli adulti, cioè se un adulto vuole imparare a suonare il violino, vuole iniziare la chitarra o Ma l'aiuto, Paolo Maltese e noi abbiamo degli amici che hanno cominciato proprio oltre i 60 anni, dopo essere andati in pensione, e hanno preso in mano uno strumento e hanno cominciato a suonare. Oh.
paziente, carina. Questo è un aspetto di tutte le cose che possiamo fare qua e sono moltissime.